La Sicilia fra i consumatori, il nuovo programma generale della regione siciliana, è nato con l'intento di migliorare l'assistenza e l'informazione dei consumatori siciliani. Sin dalla scelta del titolo, il servizio sesto della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana ha voluto indicare l'obiettivo da raggiungere: essere compartecipe dei disagi e delle difficoltà dei consumatori che, nella vita di ogni giorno, incontrano con il mancato rispetto dei diritti sanciti dal Codice del Consumo. Nello specifico, la Sicilia fra i consumatori è composto da 7 interventi, di cui uno realizzato direttamente dalla Regione e 6 delle associazioni dei consumatori riunite in partnership. Varie sono le tematiche che sono state oggetto di approfondimento e di divulgazione fra i consumatori, utilizzando diverse metodologie di informazione e assistenza. Per quanto riguarda gli interventi realizzati dalle associazioni, ci si è concentrati su 5 tematiche. L'orientamento ai consumatori tra le diverse offerte commerciali che caratterizzano il mercato energetico e l'assistenza su pratiche commerciali scorrette, ovvero di azioni di marketing aggressivo. L'adozione di modelli comportamentali che prevedono un uso moderato di bevande alcoliche, un'alimentazione sana ed equilibrata, fornendo elementi informativi circa l'utilizzo di alimenti prodotti localmente e la promozione di attività motorie e sportive per la prevenzione dell'obesità. La realizzazione di una campagna informativa sui rischi derivati dal gioco d'azzardo, fornendo un valido supporto con il contributo di esperti per evitare l'eradicarsi di tale dipendenza e sostenere i consumatori che dovessero attraversare difficoltà di natura legale ed economica legate alla ludopatia. Le modalità da seguire per fruire in modo più utile di servizi resi nel campo della telefonia, dei trasporti, dell'informatica, dei servizi bancari e finanziari, delle assicurazioni, dell'alimentazione. L'adozione di stili di vita ecosostenibili, con particolare riguardo all'informazione circa i vantaggi economici ed ambientali che tali stili possono generare. Le azioni previste dall'intervento realizzato direttamente dalla Regione si riassumono invece in 4 punti. Realizzazione e diffusione del codice del turismo commentato, strumento fruibile da tutti, grazie al taglio molto pratico indirizzato non solo agli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto al consumatore medio. Il commentario costituisce un'opera di facile consultazione per il cittadino consumatore, nel quale potrà trovare risposte semplici e chiare a problematiche ed interrogativi quotidiani. Realizzazione e diffusione della pubblicazione, la Sicilia racconta 7 anni di giurisprudenza del consumatore, un'ideale prosecuzione normo-temporale di quella realizzata nel 2008 dal titolo Diritto dei consumi, raccolta di giurisprudenza delle corti siciliane del 1996 al 2008, che riportava i più importanti provvedimenti di settore emessi dai giudici siciliani. Si è partiti dalle pronunce dei tribunali siciliani dal 2008 al 2013, affiancando al testo delle sentenze la massima, nonché un breve commento riassuntivo, un approccio pragmatico tendente per la maggior parte alla soluzione dei problemi applicativi. Prosecuzione della campagna informativa rivolta soprattutto ai ragazzi in età scolastica, circa i pericoli derivanti da un uso improprio del web, nelle sue varie espressioni, social network, giochi online, siti web non sicuri. Implementazione ed aggiornamento del sito istituzionale della Regione dedicato ai consumatori www.ioconsumatore.eu. L'impiego che la Regione siciliana ha messo in campo per offrire tutele di informazione ai consumatori siciliani è totale. Fornire un servizio utile e concreto che possa invertire la percezione di lontananza tra cittadini e pubblica amministrazione, riuscendo a far sentire concretamente la Regione fra i consumatori, ripaga degli sforzi prodotti. Il progetto di Federconsumatori, che fa insieme ad altre 5 associazioni dei consumatori, è inserito nell'ambito del programma generale della Regione, che è la Sicilia fra i consumatori. Un nome che non è casuale, nel senso che le istituzioni che vanno fra i consumatori per cercare di tutelarli al meglio e per informarli. Noi consigliamo intanto ai consumatori di essere molto attenti nell'effettuare le scelte. In particolare i consumatori hanno la possibilità di esaminare il cosiddetto trovo offerte, che è nell'ambito del sito dell'autorità, e di scegliere quelle offerte che sono più convenienti. I clienti non si trovano davanti un'interfaccia fisica con cui parlare per trovare una soluzione. Qual è l'alternativa che rimane al cliente? Rivolgersi agli sportelli delle associazioni dei consumatori. E qua si verifica quello che è il vero paradosso del sistema e del mercato libero in Italia, cioè sportelli di volontari che devono aiutare i clienti a risolvere i reclami nei confronti di società
con bilanci di 8-9 zeri e a dover combattere anche l'ostruzionismo da parte delle società elettriche e del gas. Oggi qua siamo in ARPA per presentare il progetto Consapevolmente, che è un percorso di sensibilizzazione collegato a un tema che è proprio centrale alle problematiche ambientali, che è il tema dell'educazione alimentare, il tema della sostenibilità, della salvaguardia del territorio. Un altro problema è quello dell'uso collegato al mondo della cibernatica, quello che è il mondo del web, quello che possono essere le condizioni dei rischi per i nostri giovani rispetto all'uso del mondo del web, che deve essere anche questo un percorso di sensibilizzazione, di un uso consapevole. Il messaggio è che il consumo deve essere responsabile e consapevole. Se tu tuteli l'ambiente, l'ambiente ti accoglie, ti protegge. Segnalo sempre il nostro sito www.consumatore.eu, che è un punto di riferimento per i consumatori siciliani e devo dire anche per i consumatori nazionali, perché noi dai contatti vediamo che il sito è veramente importante e utilizzato. Il tema del convegno è favorire e vedere un poco quali saranno le nuove occupazioni e le nuove professioni, anche per aiutare i giovani in un momento che noi sappiamo molto difficile a poter trovare occupazione, lavoro e sbocchi professionali. Velocità, qualità e trasparenza. Non dimentichiamoci che una pubblica amministrazione deve essere assolutamente trasparente e deve essere soprattutto una pubblica amministrazione aperta al cittadino. Noi siamo i servitori dei cittadini e dei consumatori. Obiettivi di questo incontro a Palermo sono di dare un appoggio forte all'iniziativa della Comunità Europea a proposito dell'iniziativa per il sviluppo delle tecniche di informazioni e di comunicazioni. Internet e la banda larga sono ormai una parte essenziale della vita delle famiglie, delle imprese, delle istituzioni di tutta la società. Da una parte miglioramento della qualità, dall'altra riduzione dei costi. I ragazzi hanno modo per 3 giorni di mettere in pratica quello che stanno studiando e un po' di imparare facendo, sia per quanto riguarda il profilo degli studenti dei nautici che degli alberghieri, dei turistici. Abbiamo non solo una grande nave che è la Superba, messa a disposizione, grandi navi veloci, ma veramente c'è un programma didattico notevole che soprattutto pone l'accento sulle nuove professioni per i giovani, le nuove professioni del mare. Come grandi navi veloci noi abbiamo sposato questo progetto fin dall'inizio, perché grandi navi veloci ha una forte attenzione all'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei giovani. Vengono realizzati dei veri e propri laboratori a bordo. I laboratori vengono svolti sia per i ragazzi degli istituti nautici e sia per i ragazzi degli istituti alberghieri. Gli alunni degli istituti nautici di Coperta e di Macchina sono stati impiegati a bordo in queste attività per provare a cimentarsi in quello che poi potrebbe essere un domani un loro futuro impiego, una loro professione. Oltre a essere un grande mestiere, è un bel mestiere, molto profondo, ci prepara nella vita, nel lavoro
ma sicuramente avrà un futuro perché ci sono novità molto grandi in questo settore dello shipping. Codice nazionale, ovviamente, perché è di legislazione nazionale, comunque è molto attagliato alla realtà siciliana, che come è noto è assolutamente particolare perché la Sicilia ha una competenza esclusiva in materia di turismo. Tutti gli articoli del codice, come nostro uso e consumo, sono tutti commentati, ci sono delle schede di approfondimento all'interno del volume, delle schede sintetiche, delle schede riassuntive per quelli che sono i vari titoli che compongono il codice del turismo e soprattutto, cosa interessante dal punto di vista del consumatore, c'è una parte dedicata alla giurisprudenza e una parte dedicata alla modulistica del consumatore, ed è possibile scaricarlo in PDF sul nostro sito www.ioconsumatore.eu. Lo scopo della pubblicazione, questa che abbiamo presentato oggi qui alla Regione, è proprio quello di cercare di dare chiarezza e di stabilire per l'utente in maniera semplice quali siano i suoi diritti e talvolta anche i suoi doveri, fra virgolette. Il codice del turismo commentato presentato oggi è molto importante per dare intanto al consumatore la panoramica di quali sono i suoi diritti e quindi poter poi chiedere risarcimento nel caso in cui vengano lesi. Però per noi Regione è uno strumento essenziale di rilettura in questo processo di riorganizzazione legislativa che ci sta vedendo impegnati in questo momento. All'esperienza che il turista fa del suo viaggio, del suo percorso attraverso l'isola, deve essere il più positivo possibile, in modo da consentirgli di scegliere di ritornare e consentirgli di essere l'ambasciatore dell'esperienza Sicilia. Abbiamo organizzato in tutta la Sicilia dei punti di ascolto, abbiamo un numero verde. Realizzare questi incontri come oggi è importante perché attraverso i ragazzi noi cerchiamo ovviamente di arrivare anche ai genitori, anche agli adulti, cioè educare i ragazzi e dire attenzione, non sempre è un gioco, perché quando il gioco diventa una malattia non è più un gioco, è qualcosa d'altro. Educare loro e attraverso loro veicolare questo messaggio anche verso gli adulti, pensiamo che sia una cosa molto importante. Più avanza la crisi, più persone pensano di poterla risolvere, la crisi, giocando. Invece così la peggiorano. Non bisogna giocare, bisogna pensare alla famiglia, che è quella che poi subisce maggiormente, purtroppo, i risultati di questa follia. Siamo riusciti attraverso questa attività a sensibilizzare quelle che sono proprio il messaggio dell'attività del progetto Consapevolmente, che è collegato alla valorizzazione del chilometro zero e all'opportunità di poter riportare sulla nostra tavola la stagionalità del prodotto e un'alimentazione corretta rispetto alle tradizioni della nostra Sicilia. Prima di essere un consumatore si è cittadino, quindi informare i ragazzi ad essere cittadini consapevoli di quelli che sono anche i problemi e i pericoli a cui vanno incontro ritengo che sia
assolutamente importante. Il concorso vedrà presenti i ragazzi che stanno lavorando su nelle sale addette e verranno premiati i ragazzi migliori fondamentalmente. Diamo un esempio quindi di consapevolezza a questi ragazzi. Stiamo guardando anche al lato positivo, e cioè alla valorizzazione dei prodotti locali, alla valorizzazione delle straordinarie risorse della cucina italiana. Ecco, questo è stato uno dei momenti in cui abbiamo privilegiato soprattutto questa parte, diciamo, costruttiva, valorizzare la cucina italiana che è un'eccellenza mondiale. L'analisi dei dati da Brindiamo a Consapevolmente, in 8 anni di studi, di risposte date dai ragazzi stessi, potremo nella prossima programmazione riuscire a mirare ancora di più, a centrare ancora di più l'obiettivo di preservare la salute dei ragazzi, di dare indicazioni nuove e di indicare loro un percorso che sia assolutamente pronto per il loro bene e per il loro futuro. La prima educazione di legalità va fatta al genitore. In seconda battuta dobbiamo creare la stessa sensibilità che hanno i ragazzi, ma soprattutto per me dare modo alle famiglie di conoscere, di avere delle informazioni in merito ad una grande, grandissima cosa che è internet e il viaggiare, il modo di poter socializzare, che però se non saputo usare, se non saputo utilizzare, purtroppo è un rischio soprattutto per i minori. La valorizzazione di un progetto che ha visto al centro i cittadini, gli utenti, i consumatori, la volontà di rappresentare chi non ha voce. Consapevolmente è stato anche tutto questo, l'opportunità di presentare uno spaccato della Sicilia e soprattutto rivolta a quelle che possono essere le fasce giovanili. In questo contesto noi diamo tutto il nostro contributo, la nostra esperienza alle scuole, agli insegnanti, al mondo del civile nazionale per poter informare e allertare tutti i ragazzi, i genitori sui pericoli che si incontrano nel navigare nel web e su internet. Una giornata importante che ci ha arricchito, come uomini, come donne, come madri, padri, come genitori, nonni, ma soprattutto come persone che credono nella educazione, nella informazione ai ragazzi, le nuove leve del futuro. La formazione anzitutto dei ragazzi, ma insieme con i ragazzi anche dei genitori e degli insegnanti, ci deve dare quella serenità per poter navigare tanto, ma navigare anche tranquillamente. Presentiamo questa ultima fatica, perché è stata veramente una fatica realizzare questa pubblicazione, che raccoglie gli ultimi 7 anni di sentenze emesse dalle corti siciliane in materia di consumerismo. Tutte le sentenze raccolte sono state divise nelle 5 sezioni che compongono il volume e ogni sezione è stata preceduta da un'introduzione illustrativa sia delle tematiche e sia anche laddove necessario
sulle sentenze che fanno parte di questa sezione. Con questa pubblicazione si è voluto selezionare le migliori, o alcune, per carità, non ce ne saranno anche altre, ma comunque le principali, le più significative, che sono intervenute a stabilire dei principi importanti a tutela dei consumatori, ma in generale a tutela del mercato, perché poi se si tutela il consumatore si tutelano anche le imprese serie, perché è chiaro che si stabiliscono delle regole a tutela del soggetto debole, ma anche a garanzia di quali sono le regole per cui le imprese più serie sanno come operare. Thank you.